Lo dicono quasi tutti, anche quelli che ne hanno giocati tantissimi in giro per il mondo. Il derby a Milano è un'altra cosa. Forse perché in una città sola ci sono due squadre ricchissime di storia che giocano nello stesso stadio. Non è solo una stracittadina. Questa partita, spesso, nella storia del calcio, ha voluto dire lotta per il titolo. Appassionati di calcio, benvenuti al derby della Madonnina. L'atmosfera che si respira in questo splendido stadio è semplicemente fantastica. Una breve panoramica dei tifosi sugli spalti, questa non sembra davvero un'amichevole. Sì, beh, non posso dire di essere estraneo alla sensazione, Fabio. Sono partite che dal punto di vista del risultato lasciano il tempo che trovano. Eppure, come atleta, hai sempre una molla che ti scatta dentro. Non vuoi perdere per non abituarti alla sensazione della sconfitta, ma soprattutto non vuoi che vincano i tuoi rivali di sempre. La partita è iniziata. Molto buono il dribbling, tiro rivedibile. Ha salvato la sua squadra a portiere battuto. Si è sacrificato ed è stato decisivo. Passaggio sulla destra. Palla verso il centro. Salta e colpisce di testa. Bella l'azione, anche se non è andata certo a buon fine. Bella elevazione questa. La palla è andata fuori però. Sulla destra. Cerca lo spunto, occasione, la toglie dalla porta. Questo errore potrebbe essergli fatale. Intervento scorretto che non sfugge certo al direttore di gara. Niente cartellino in questa occasione, ma l'arbitro non gli risparmia una ramanzina. C'è il colpo di testa! Tutto bello, ma la conclusione non va a segno. Ci hanno provato sul serio, portando molti uomini all'interno dell'area di rigore. Decide di sfruttare la fascia.
Pallone dentro. Può colpire. C'è il tiro. Ha dimostrato grandi capacità nel saltare l'uomo, ma il tiro è assolutamente da dimenticare. Questa è un'occasione sprecata. Fa avanzare l'azione con il lancio lungo. Lungo passaggio in avanti. Cercano l'azione veloce. Cerca di lanciare il compagno. Pericolo! Il portiere la calcia lontano. L'azione si stava facendo pericolosa, ma ha preso bene il tempo e si è messo in mezzo. L'ampiezza del gioco sembra essere una caratteristica importante della loro manovra. Sì, incornata! Non è riuscito a metterla dentro. Avevano molte opzioni in area di rigore. Questo è il modo di attaccare. E il rinvio arriva direttamente a lui. Allarga il gioco con pallone a sinistra. Scatta verso il pallone. Prova a tirare. E hanno sfiorato il gol. Calcio d'angolo battuto corto. Fallo netto, non c'è ombra di dubbio. Scatta verso il pallone. Sulla fascia, è libero. E passa. Occasione. Cerca il tiro. E arriva la prima rete della giornata. E arriva così il gol in vantaggio. Aveva tutto lo specchio della porta a disposizione e non ha mancato l'appuntamento con il gol. Lo hanno lasciato troppo libero di controllare il pallone e concludere a rete. Ma è riuscito a sfruttare al meglio un'imbeccata perfetta. Gran gol. E il risultato si sblocca, 1-0. Da azione, reazione. Questo vantaggio causerà la risposta immediata degli avversari, questo è sicuro. E adesso per noi viene il bello. Ottima pressione la sua, palla recuperata. Un solo gol a referto, fino ad ora cruciale. E così siamo evidentemente sull'1-0. Scatta verso il pallone. Riceve, qui cercherà il tiro. Grande occasione ma palo. Può metterla in mezzo. Scodella in avanti. Buon lancio. Ecco il tiro. Conclusione sul fondo. Un errore che a questi livelli di solito non si fa. Era lì, a due passi dal bersaglio. Può tentare la conclusione.
intercetta e sbroglia una situazione che si faceva molto pericolosa. C'è la palla lunga in avanti, la gioca lunga sulla fascia opposta e adesso prova a cambiare lato e riceve questo pallone. Gioca una palla lunga, non ha avuto fortuna con il suo suggerimento in profondità. Buona l'intenzione del passaggio, ma non l'ha calibrato bene e per gli avversari non è stato difficile fermare l'azione. Tocco preciso a sinistra con il passaggio. Attenzione, occhio al tiro. La palla era all'angolino, ma il portiere ci è arrivato. Pallone lungo in verticale. Cerca di pescare il compagno col filtrante. L'avversario ha avuto la meglio. Impossibile tirare in queste condizioni, lo hanno intrappolato. Palla in avanti verso il compagno. Ottimo dribbling. Ci prova. Palla allontanata senza troppi complimenti. Allunga il piede verso il pallone. Bell'intervento difensivo. La gioca a sinistra. Cerca l'uomo là davanti. Da lì può segnare. C'è il retropassaggio. Palla riconquistata immediatamente. Bella apertura. Recupera palla con un ottimo intervento. Ha la possibilità di andare verso la porta. Poteva finire in modo davvero diverso, l'hanno scampata bella. Grandissimo. Ottimo intervento in tackle nonostante la situazione di difficoltà. Ha evitato un gol sicuro. La palla finisce al portiere. L'arbitro manda tutti a prendere un tè caldo. Si chiude così il primo tempo. Finiscono così 45 minuti di calcio. Una prima parte non certo avara di emozioni, nonostante ci sia un solo gol a referto. La squadra sta giocando bene. C'è un ottimo movimento senza palla. I passaggi sono precisi e nessuno ha paura di tentare l'azione personale. 1-0 dopo i primi 45 minuti. Si riparte per il secondo. Si trovano a dover amministrare un vantaggio di misura. Propone di continuare la manovra sul lato contrario. Ci mette il fisico e conquista il pallone. Si libera la grande. Cerca il compagno in area. Credo che questa sia la prima volta che provano ad attaccare per vie centrali. Finora hanno preferito sfruttare le corsie laterali. Prova il cambio di gioco. Riceve dall'altra parte del campo. Scatta verso il pallone. Ha misurato male la distanza qui. Prova a cambiare la situazione con una giocata in avanti. Se ne va. Occhio alla conclusione. Buffa l'estremo difensore. Due gol di scarto tra loro e gli avversari adesso. Davanti alla porta. Tutto solo, non poteva sbagliare. Un passaggio perfetto e lui è stato bravissimo ad approfittarne.
L'allenatore decide che è il momento di inserire forze fresche. Una sostituzione che inserisce un po' più di creatività per provare a mischiare le carte. Due gol di vantaggio e partita in discesa. Un gol determinante, con due reti di scarto possono anche permettersi di gestire la partita. Buono l'appoggio, cambio di lato. La mette in avanti. La mette sulla sinistra. La gioca sulla destra. Scatta verso il pallone. Ottimo scambio. Tocca e va a colpire di testa. Ottima l'azione. Conclusione però non all'altezza. Ci hanno provato sul serio, portando molti uomini all'interno dell'area di rigore. E si ripartirà con una semplice rimessa in gioco. La butta via e fa respirare la difesa. La gioca in profondità. Splendida reazione del portiere! Che grande parata! Una parata eccezionale! Ha avuto un riflesso felino che in pochi si aspettavano. Ahiai, stanno correndo rischi davvero inutili! Accolpisce! Provano ad aprire la difesa. Va al cross. Palla intercettata. Cambia gioco. Un pressing che non definirei asfissiante alla fine. Prova il tiro. Si esprime in un buon intervento. Ha fatto tutto alla perfezione. Ma il portiere si è esibito in un intervento da manuale. Contrasto irregolare, dunque calcio di punizione. L'arbitro lo richiama in modo deciso. Ancora una scorrettezza e gli mostrerà il cartellino. Dovrà fare molta attenzione d'ora in avanti. La partita è ancora lunga e l'arbitro lo tiene d'occhio. Bel pallone. Riesce ad intercettare. Allunga in verticale. Riceve la palla. Il direttore di gara decreta un calcio di punizione. Il giallo sembra la risposta adeguata e infatti è così. Colpisce, è un grande riflesso qui. Gli nega la gioia del gol, che parata! Il portiere ha risposto presente quando c'era bisogno di lui. Intervento pregevole. Chance, deviazione dell'estremo difensore. Grande parata. E ora vediamo se riusciranno ad approfittare di questo corner. Prova a verticalizzare. Tenta la bella parata! Che classe! Ottimo salvataggio! Non c'è che dire, il portiere è rimasto lucido e ha reagito bene. Di testa, ottimo tentativo ma non trova il gol. La conclusione è uscita, peccato, almeno avrebbe potuto impegnare il portiere. Apertura di gioco sul fronte opposto.
Prova a velocizzare il gioco con la verticalizzazione. È davvero una bella serie di passaggi questa. Fa avanzare l'azione con il lancio lungo. Mostrano un buon controllo del gioco. Riceve un pallone interessante. Risolve una situazione che poteva diventare insidiosa. Stiamo entrando negli ultimi 15 minuti. Passaggio smarcante, ora deve segnare. La situazione si era davvero complicata, sono riusciti a metterci una pezza. Quando sei in inferiorità numerica devi essere deciso, non puoi pensarci troppo, non sono ammesse esitazioni. È stato veramente bravo e ha evitato un gol quasi certo. Il portiere la spedisce su. Pallone intercettato, intervento davvero provvidenziale. E trova bene il compagno. Questo errore potrebbe essergli fatale. La conclusione! E potevano portarsi sul 3-0. Beh, lui ci ha provato, era una grande occasione per loro. Sembrano aver eretto un muro in difesa. Prova a giocarla in profondità. Calibra un bel pallone. I due qui non si sono capiti e l'azione così è sfumata. Va dato atto al lavoro magistrale della difesa. Sta togliendo ritmo all'offensiva degli avversari. Arriva nella tre quarti avversaria. Prova ad andare via con eleganza. Palla in avanti, verso il compagno. Cerca di pescare il compagno col filtrante. E passa! Può concludere! Iniezione di energia proveniente da bordo campo, chissà quali saranno gli effetti sulla partita. Era chiaramente in debito d'ossigeno, non poteva più continuare così. Il pallone è sulla sinistra, ora cosa succederà? Cerca lo spunto, occasione da rete! Un'ottima opportunità che poteva anche portare al gol. Esito sfortunato, ma ha spaventato non poco gli avversari. Hanno già riconquistato palla. Ottimo il fraseggio. A sinistra con il passaggio. Palla di nuovo verso il centro. Fallo, calcio di punizione. Il direttore di gara sventola il cartellino giallo. Contrasti duri, partita sentita, combattuta. Non bisogna degenerare, però qualcuno si farà male. Gli allenatori saranno sicuramente preoccupati. Pallone regalato agli avversari. Guadagna metri. Riesce a sfondare. Ci scolpisce il pallone. Infilza il portiere. Proprio allo scadere hanno trovato un gol pesantissimo. Impressionante, un gol d'accademia da mostrare ai ragazzi delle giovanili. Concluso con istinto e lucidità al tempo stesso. Quando sei dentro l'area di rigore non è facile mantenere il sangue freddo, ma lui non si è fatto intimorire.
e ora è tutto di nuovo possibile. Davvero un gran finale. Prova a cambiare la situazione con una giocata in avanti. Qualche istante sarà tutto finito. Si fa trovare sulla traiettoria e sventa un'azione rischiosa. C'è la palla lunga in avanti. Ecco, e il portiere dice di no. E l'arbitro dice che può bastare. Hanno rischiato qualcosa fino alla fine. Il risultato però è molto positivo e la vittoria pienamente meritata. Per concludere l'analisi, a te invece che partita è sembrata, Luca? Sono stati bravi, hanno fatto capire fin dall'inizio di volerla vincere questa gara. In partite come queste la tecnica...